so. Chiedono la parola, sono molto 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 poco d'accordo. Che succede? Sto venendo da voi, ditemi. Allora, il fatto dei locali che sono l'80% che hanno un dehors è una menzogna. È una menzogna. Che hanno possibilità che di possono accedere a un... è una mezzo. E noi soldi da aprire dei dehors non li abbiamo, le spiego perché. Perché oggi un dehors costa minimo dai 5 ai 10 mila euro. A prenderlo a noleggio ci vogliono 1000 euro al mese. Mi dica lei, dopo un anno che non lavoriamo, dove li prendiamo i soldi? Ma lei, perché non li fa lei i sacrifici che abbiamo fatto noi fino adesso? La dovete smettere di andare in televisione a dire a noi di fare i sacrifici. Non lo può fare. Guardi, scusi, dovete fare voi i sacrifici adesso. Vi dovete vergognare. Guardi che parla con uno che è una vita. Dovete fare voi i sacrifici. Replica di Mulè. Vi paghiamo gli stipendi con le nostre tasse. E voi ogni mese percepite il vostro stipendio. Farabutti. Amico. E poi adesso. Farabutti non mi piace. Allora, si rispettano le persone, si può dialogare rispettando le persone, ok? Sulla disperazione. Io a 15 mesi sono un fierista, a 15 mesi che non lavoro. Ho ricevuto solamente 1200 euro d'aiuti di partita IVA. Guarda che cosa mi hanno mandato, un padre di famiglia con tre figli. Ci pensate voi? Questa è una lettera dell'avvocato che da agosto non pago l'affitto di casa. Questo è quello che ci stanno facendo a noi. Condominio non pagato, casa non pagato d'affitto. Qua c'è una lettera che vi dice tutto. Questo è come ci state riducendo a voi. Fate solamente le chiacchiere. Questa è la verità. Fermatevi. Ma è la disgrazia dei padri di famiglia. Io ho tre figli, ho 8 mesi che non pago la casa e mi è arrivato lo sfratto. Non lo sfratto, ma quando finirà questa finta pandemia io dovrò andare a dormire con i miei figli sotto il ponte per un governo che mi ha chiuso per 15 mesi a casa. Scusatemi. Non è colpa mia, è colpa vostra. Voi potete dire tutto quello che volete. Come si chiama questo signore, Luca? Questa è la lettera. Non è giusto, come me, tanti padri di famiglia ce l'ho commessi così. Fermati un attimo, come si chiama? Come si chiama? Come si chiama lui, ho chiesto? Filippo Accetta. Filippo. Mirta, si chiama Filippo Accetta. Lui Filippo, allora fermati un momento. Allora Filippo, Filippo, ascoltami un secondo, te ne prego. Sono due cose molto diverse. La tua disperazione ci addolora, sappiamo che ce n'è tanta, sappiamo che sono dei problemi enormi quando devi portare da mangiare ai tuoi figli a pranzo e cena. E su questo hai il massimo rispetto di tutti noi, credimi, il massimo rispetto. Tant'è vero che facciamo collegamenti con voi ogni volta che possiamo. Per cui la tua disperazione è sacrosanta, ma vi prego, non dite frasi che non stanno né in cielo né in terra. Non c'è nessuno che ce l'ha con voi e non c'è la finta pandemia. Forse alcune misure sono state sbagliate o fatte male, io su questo posso anche concordare, ma non ci sono colpevoli, nemici e finte pandemie. Vi prego, non entriamo neanche per sbaglio in questo terreno. Giorgio Mulè. Ok, allora con calma, con il rispetto della disperazione, della tragicità di tutti, quindi rispetto assoluto e totale, ci pigliamo le parolacce, gli insulti, non c'è problema, siamo arrivati 2 mesi fa, io vi dico che 2 mesi fa vaccinavamo 130.000 persone, oggi ne vacciniamo 500.000, più ne vacciniamo, più prima apriamo. Quando io dico i dehors, abbiamo detto prima che dal 1 giugno certamente si apre a pranzo. Quello che stiamo facendo è che rispetto alla curva epidemiologica, ai tamponi, a tutti gli altri, il senso è di aprire dal 1 giugno magari anche la sera, per evitare ovviamente di penalizzare qualcuno. Quando mi dice dell'affitto, ha ragione. Io potrei dirle, c'è il blocco degli sfratti, lei mi dice giustamente io da 15 mesi non lavoro, ma non è che non lavora perché il governo non ha voluto farla lavorare, quale che fosse, è perché noi abbiamo avuto appunte di 700, 800 morti al giorno, che altro che pensare a lavorare, dobbiamo pensare a vivere se non a sopravvivere. Siamo arrivati adesso con un piano vaccinale che è quello che stiamo facendo. Lei, come decine di migliaia di lavoratori, dal 1 luglio, quando riapriranno le fiere, avrà finalmente i convegni, i congressi, finalmente avrà la possibilità di tornare a lavorare. Nel frattempo lo Stato si sta occupando di lei, il governo si occupa di lei male, malissimo. Io ripeto, rispondo al governo da quello che è stato fatto negli ultimi 2 mesi.
nella totale, nel totale rispetto della sua, come ripeto, di migliaia di persone travanti che situazione, ma non siamo noi che vi abbiamo tenuti a casa, allora, e vi abbiamo detto state lì, devo andare ci in pubblicità, devo